A tal proposito, cosa ci vuoi un po' dire, se ci vuoi elencare quali sono un po' le strategie da adottare, quali sono i metodi per rinforzare un gruppo o un altro in relazione all'esecuzione poi migliore del gesto tecnico nella corsa? Sì, allora, assolutamente. Per rispondere a questa domanda, focalizzare l'attenzione su due punti principali. Perché innanzitutto noi per poter fare il nostro, costruire, diciamo, la nostra tabella allenamento o workout che sia, secondo me dobbiamo scegliere il tipo di che esercizi eseguire e soprattutto, io non ho ancora parlato nelle mie guide video, sarà uno dei prossimi argomenti. Come eseguire questi esercizi, non tanto la tecnica esecuzione, ma in che modalità eseguire. Quindi lo anticipo già, prediligendo un allenamento ad alta intensità. Quindi, risponderti un po' meglio, torniamo indietro, scelta degli esercizi. Quello che dicevo, lo trovate già appunto anche nelle mie guide. Quello che dicevo prima, per cercare di staccarci un attimino da squat e plank statico, scegliere degli esercizi molto più dinamici per sviluppare la forza esplosiva, ma soprattutto anche per migliorare il controllo del lato inferiore, superiore, anche magari in altre discipline sportive, adesso focalizziamoci sul lato inferiore più che altro. Quindi si possono fare affondi esplosivi, affondi dinamici con resistenza di un elastico verso l'interno, l'esterno, hai tante possibilità. Ok, quindi per i profani in sostanza pliometria, se vogliamo, se ci vuoi dire un po' cosa significa, cos'è? Allora, diciamo, la definizione di pliometria è un esercizio con una rapida successione da una contrazione eccentrica ad una contrazione concentrica, per far capire, atterri da un salto e in maniera dinamica subito esplodi verso l'alto. Questa è già una delle sue definizioni, ma in realtà, cioè, per capire meglio, cerchiamo di capire che cosa ci serve, perché in realtà questo, quindi atterrare e saltare, è esattamente quello che succede durante la corsa. Noi approcciamo il terreno, quando il piede, che l'appoggio sarebbe meglio, non di tallone, ma di tutto piede o avampiede, abbiamo una contrazione concentrica dove si accumula energia elastica, l'energia elastica poi viene esplosa in fase di spinta. Questo lo alleniamo appunto grazie alla piometria, agli esercizi piometrici, che sono esercizi molto stressanti sia per il muscolo che per la parte tendinea, ma che ti regalano un'elasticità ed un tessuto che ti porta ad avere una corsa molto più economica e anche in questo cao riduce il rischio di infrattura. Io qui ho messo, diciamo, un'immagine che documenta come si distribuisce il peso sul piede, no? Sulla suddivisione tra avampiede, mesopiede e retropiede, vediamo quali siano le zone di distribuzione di massimo carico durante l'analisi dinamica della corsa. E poi qui, questo video, dove vediamo, insomma, come si modificano gli angoli durante la corsa. Quindi diciamo che è un gesto tecnico a tutti gli effetti, che è studiato in maniera piuttosto all'avanguardia.